Individuals who are not always associated, because Poliziano and Barbaro are often seen as opposed to Ficino, and Garza, as an Aristotelian, is anomalous in the group. But the verdict that these recentes philosophers can be regarded as equal to the ancients, aequales priscis, might indicate the way in which Erasmus praised Ficino, Theodore, Garza, and Barbaro, and Erasmus compared Poliziano favorably with any of the ancients. These comments on European humanists, then, taken as a whole, are glib and naive, and we shouldn't assume that Cabrera had read Pico or Ficino himself. The absence of any epigram on any Spanish humanists suggests this selection is artificial. It's surprising there's no mention of Antonio de Nebrija, who had long overtaken Valla, and not only in Iberia. And what's more, Nebrija had tried to reconcile rhetorical and literary interests with his religious faith, the kind of position Cabrera wanted to assume himself. The works of Vivas, much admired by Erasmus, are not mentioned either, although they may not have been available in the 1530s, if that's when these poems were written. But before coming to an end for about 2 minutes, I just want to explain the way that Cabrera applied his reading of Christian and pagan authors to his own work. I've put on page 3 of the handout an excerpt from a peroratio addressed to Prince Philip of Spain, printed with the Meditati Unculi of 1548. In that account of the poet's religious convictions in relation to his poetic method, classical authors are still very prominent. Even Cabrera's allegiance to severer muses echoes Martial, and Cabrera invokes Plato and St. Paul to authorize his appropriation of endecasyllables and nugae as a vehicle for divine truth to promote the kingdom of God and the word of Christ. Now, many passages from the manuscripts that Cabrera produced in Mexico could illustrate his practice, but a verse epistle to Hieronymus, another Franciscan, calls attention to the role of reading for missionary friars in the colony. The poet characterizes himself as a dumb man among dumb Indians, recalling Ovid, and he also quotes Tristia 5:10 verbatim. Here, I am the one who is a barbarian because I am not understood by anyone. But, the poet says, he and Hieronymus are happier than Ovid because books can provide them with company, so they can enjoy the friendship of the church fathers who are then listed. St. Jerome is first because he has the same name, Hieronymus, as the poet's addressee, and perhaps also because of the linguistic challenges that Jerome had faced himself. Augustine is an appropriate proxime, not only because of his association with Jerome, but because his writings in practice, as much as in theory, present reading as a kind of conversation or colloquy in which reader and author are interlocutors. And Cabrera refers to the bella squala of Greek Christian authors as monumenta, describing it as doctum in character. Now, Ovid had used the term monumenta of his own literary legacy in Tristia 5:14, but in Tristia 2, Ovid ends his own catalogue of Greek authors, but Ovid's bella squala culminated in scurrilous or obscene poets like Aristides, Eubius, and Hermithion. These disreputable figures in the Tristia could have provided Cabrera with a foil for his decorous chorus of patriarchs. In conclusion, Cabrera's affirmations about what authors he read and what he thought of them should not be taken at face value. The account of his poetic creed to Philip of Spain is a mosaic of citations from pagan sources, and Cabrera wasn't seeking to oppose classical learning, but to follow a direction in which humanism was developing. Greek patristic literature played an important part in culture and education of the 15th and 16th century. Gregory of Nazianzus, Eusebius, Basil, and Chrysostom, among others, were translated into Latin.
And from the early 1500s, those Greek patristic authors were available in America as well as in Europe. And their influence was mediated and supplemented on both sides of the Atlantic by the influence of Erasmus. And the championing of classical authors as companions in solitude and the Erasmian fusion of ancient thought with Christian doctrine in these personal, unpublished compositions show how this European learning could be conditioned by an author whose sentiments are shaped by the unique colonial environment in which he composed. Thank you. Grazie davvero, professor Angiulero, per questa interessantissima conferenza e relazione su Cabrera, che sicuramente darà vita nel corso della discussione a domani. Curiosità. A questo punto quindi inviterei il professore Edoardo D'Angelo. Credo che il professore abbia bisogno del computer e del proiettore. Nel frattempo. Sì, ci saranno immagini proiettate. La luce di servizio, se come detto ieri sera, se alcuni congressisti vogliono acquistare numeri anziani della rivista o delle pubblicazioni dell'istituto, dovete indicare ciò che volete al signore Umberto Malonti. È necessario farlo stamattina in modo che Malonti possa andare a prendere i libri e portare nella giornata. Noi siamo in attesa. Allora, siamo in attesa della lettura del PowerPoint. Nel frattempo io vi introduco il relatore. Il professor Edoardo D'Angelo insegna all'Università di Napoli, sono Ursula Benincasa. Un benvenuto, diciamo, credo che sia la prima volta che parli al convegno di Sassoferrato. E parlerà qui un argomento molto legato appunto al tema di quest'anno, di diritti e doveri umani. Mi fermo un attimo, le sorti tecnologiche. Quindi do senz'altro la parola al professor Edoardo D'Angelo, che terrà una relazione dal titolo La sorte dei prigionieri musulmani tra Malaga, Ronda e Granada per la datazione dell'apostrofe
ad Ex Leges Mauros di Antonio Giraldini da Veglia. Ringrazio il Presidente e gli organizzatori del convegno di avermi invitato quest'anno, questo convegno che io seguo, diciamo così, da quest'anno, da tanti anni, e devo dire che è una delle dei convegni più interessanti, diciamo, che si facciano con una cadenza così puntuale, anche nell'uscita degli atti in Italia e credo anche in Europa. Dunque, allora, il tema della chiacchierata di stamattina è questa opera di Antonio Geraldini di Amelia, apostrofe, quindi appunto appello ai mori fuori legge, che appunto Antonio Geraldini scrive in un momento particolare della storia dell'Europa di fine 400. Sull'individuazione di quale sia questo momento preciso è un po' il tema della chiacchierata. Antonio Geraldini, rapidissimamente, probabilmente qualcuno di voi già lo conosce, è un importante umanista umbro, appunto originario di Amelia, appartenente alla famiglia dei Geraldini, e questa famiglia è una famiglia di importanti diplomatici nell'Italia e nell'Europa del secondo 400. Lo zio di Antonio, Angelo, vescovo di Sessa-Olunca, vive molti anni in Spagna, tra gli anni 70 e 80 del 400, a stretto contatto con il re d'Aragona Giovanni II, e in questo suo lavoro, diciamo, diplomatico in Spagna, porta con sé i suoi nipoti. Uno è Antonio e l'altro è il fratellastro di Antonio, Alessandro, che è anche più famoso perché è, come dire, uno dei fautori, uno dei sostenitori della spedizione di Colombo. È pare quello che, come dire, convinse, insieme ad altri naturalmente, la regina a dare a Colombo i soldi e le navi per partire. Poi Geraldino è stato pure in America con Colombo e ha scritto un'importante opera, diciamo, di su questo suo viaggio in America. Il nostro Antonio segue la carriera di famiglia in qualche modo. Nel 1483 viene nominato protonotario apostolico dal pontefice, e in seguito sempre il Papa Innocenzo VIII lo nomina messo, diciamo, nunzio apostolico in Spagna. Arrivato in Spagna, siamo alla fine dell'86, entra in contatto con i re di Spagna, con i Reyes Católicos, e Ferdinando immediatamente nomina il nostro Antonio appunto secretarius et historicus, quindi una carica molto importante dal punto di vista culturale, non soltanto diplomatico. Poi gli danno anche la laurea poetica. Antonio è autore di una serie impressionante di opere. Lui dice di se stesso, Antonio muore nell'88, tenete conto, questo è importante, muore sicuramente, è morto nel dicembre 88. Ha scritto una serie impressionante di opere. Lui dice di se stesso: intorno ai 30 anni ho già scritto 430.000 versi. Sì, no, intanto le opere che ci sono rimaste sono moltissime, abbondanti, ben scritte, eccetera. Tra le altre opere scrive una serie di testi di natura politica e encomiastica, per esempio uno in onore di Francesco Sforza, duca di Milano, che avevo pubblicato alcuni anni fa, e poi questa apostrofe, ai mori fuori legge. Che cos'è questa apostrofe? Si tratta, conservata in un solo manoscritto che sta a Salamanca, oggi, biblioteca dell'università, manoscritto 1530. Si tratta di un canone in 67 distici, quindi 130 versi o poco più, e la struttura è sostanzialmente quella per la quale, da un punto di vista, diciamo, semiotico, di come funziona la narrazione, il poeta si rivolge ai mori, deprecandoli evidentemente e sottolineando il fatto che per loro sta, per il mori di Spagna naturalmente, sta per venire la fine, incombe la riconquista degli spagnoli e quindi ormai il loro tempo in Spagna è agli sgoccioli. Quando la scrive? Insomma, il punto è questo, perché nel testo non ci sono riferimenti né cronologici né a fatti specifici. L'unico nome proprio
oltre quello dei due sovrani, Ferdinando e Isabella, l'unico nome proprio è Granada. Però Granada cade, Granada è l'ultima città dei Mori di Spagna, e cade nel gennaio 1492. Ma Geraldino è morto a quel punto, e quindi sicuramente lui non parla della conquista di Granada. Però a leggere il testo sembrerebbe che la riconquista è ultimata. Però noi sappiamo che sicuramente non era ultimata quanto scrive, perché lui muore nel 88. Sulla guerra di Granada vi segnalo solo piccolissimi dati che ci servono per il discorso. La guerra di Granada, la cosiddetta guerra di Granada o Reconquista, sta tra il 1482 e il 1492. È una guerra terribile, 10 anni infernali per la Spagna. Ferdinando e Isabella sono a caccia continua di soldi per finanziare le campagne militari. I Mori di Spagna, quello che resta, diciamo, di Al-Andalus, sono l'uno contro l'altro armati, non sono coesi, sono, come dire, soprattutto i capi, Muley Hassan, Boabdil e poi Maometto XIII, sono in continua lotta, tradimenti, insomma, non sono coesi, e alla fine gli spagnoli prevarranno. La guerra va avanti in maniera, come dire, per tappe, per roccaforti. Gli spagnoli scendono da nord, castigliani e aragonesi scendono da nord e conquistano una alla volta le roccaforti more. Più o meno, diciamo che tra l'83 e l'87 cadono in mano castigliana Coin, Ronda nel maggio dell'85, Marbella, Loja nell'86, Malaga nell'87 e poi Granada 5 anni dopo. Durante l'anno 88, 1488, la guerra ha una fase di stallo perché c'erano dei problemi interni al regno d'Aragona. Le cortes catalane si erano autoconvocate e insomma i sovrani avevano dei problemi con l'autonomia catalana già al tempo, e quindi la guerra si rallenta. Durante questo 88 sappiamo che nel dicembre 88 Geraldini è morto. Quando collocare allora la stesura dell'apostrofe ad ex leges Mauros? Diciamo che la teoria fino ad oggi, come dire, assolutamente vulgata e accettata è che il testo faccia riferimento, venga scritto immediatamente dopo la presa di Ronda, 22 maggio 1485. Ronda è una città imprendibile perché sta su una montagna molto scoscesa, da un lato ovviamente c'ha un burrone perché qua non si passava, quindi, e gli spagnoli riescono ad avere la meglio solo dopo un uso sistematico dell'artiglieria, che in quegli anni, sapete bene, insomma, non era usata da tutti gli eserciti. Poi devono usare pure un tranello, fingono di puntare su un'altra città, i mori escono per andare a difendere l'altra città e gli spagnoli entrano in Ronda, insomma, una presa difficile. Malaga, dicevo, viene presa 2 anni dopo, anche qui un uso impressionante dell'artiglieria, poi 45.000 spagnoli contro i poco più di 10.000 abitanti di Malaga. Anche Malaga cade, in Malaga cade il 13 agosto dell'87. Qui Ferdinando usa il pugno duro con Malaga, perché vengono ridotti in schiavitù tutti gli abitanti musulmani, tutti, tranne 25 famiglie, e peraltro quelli ridotti in schiavitù il re ordina di passarli per le armi. Cioè una veramente tremenda, come dire, rappresaglia. La regina Isabella tenta di opporsi a questa decisione del marito molto, molto feroce, in parte ci riesce, in parte no. La moschea principale di Malaga viene requisita, viene quindi ristrutturata e diventa Santa Maria della Incarnación, e quindi Malaga
passa, e la chiesa sua passa al cristianesimo. Martin Flühl, che è questo collega tedesco che studia bene da molti anni Geraldini, appunto, dice: Antonio Geraldini scrive l'apostrofe al momento della presa di Ronda, e in effetti la presa di Ronda è un momento importante nella storia della Reconquista. Cardinale Ascanio Sforza, proprio nel luglio dell'85, scrive al Papa Innocenzo VIII, scrive che, in una sua lettera, che il Papa Innocenzo VIII ha organizzato una grandissima festa proprio di piazza popolare per festeggiare la presa di Ronda. Ha fatto con solennissima processione requisita dagli spagnoli e trasformata in una chiesa cattolica. Verso 111, ex minieti di Christe Deus matrique di Cantur, matrique alla mamma di Gesù, la Vergine, e la cattedrale di Malaga, vi dicevo anche prima, è Santa Maria della Incarnacion. Sta parlando di quella chiesa e non di un'altra. Ulteriore prova del fatto che sto testo è stato scritto un po' dopo sta nel fatto che l'apostrofe è, come abbiamo detto, inedita, non ancora pubblicata. E però è strano, perché appena due anni prima Geraldini aveva pubblicato con l'editore, con lo stampatore Silber di Roma, una serie di suoi scritti che contengono altri testi sulla Reconquista. Se l'aveva già scritta, se l'aveva scritta per la presa di Ronda nell'85, perché non pubblicarla a stampa quando fa l'edizione dei suoi testi, diciamo così, sulla guerra di Spagna nell'86? Non lo fa e rimane appunto nei manoscritti, tanto che adesso è ancora appunto non pubblicata. D'altra parte, gli studiosi della Reconquista sostengono che la guerra ai Mori di Spagna è la prima guerra coperta da una campagna pubblicitaria sistematica a grandi livelli. Cioè, i sovrani di Spagna organizzano veramente una strategia mediatica straordinaria, impegnando un po' tutti i loro collaboratori, diciamo, a ogni livello, e la loro campagna di pubblicizzazione degli eventi a loro serve farla soprattutto in Italia, perché hanno bisogno dell'appoggio dei papi, naturalmente, appoggio anche economico, ma soprattutto, come dire, in qualche modo morale, ecco, alla grossa operazione politica e bellica. Esiste tutta una letteratura ispano-italiana, sapete bene, sulla Reconquista. Pietro Boscà scrive l'Orazio di Victoria Malachitana sulla presa di Malaga, e poi Diego de Muros l'Epitoma Rerum apud Malacam gestarum. Quindi la presa di Malaga è proprio un momento, direi, fatidico nella Reconquista, e anche altri scrittori ci scrivono delle opere apposite, quasi più che per la presa poi straordinaria di Granada, che porta alla fine della dominazione musulmana in Spagna. Il nostro Antonio Geraldini, in una delle sue azioni diplomatiche, aveva accompagnato il conte di Tendilla, diplomatico spagnolo inviato del re di Spagna, lo aveva accompagnato e introdotto presso Papa Innocenzo, e per l'occasione aveva scritto una Orazio ad Papa Innocentium, eccetera eccetera, nella quale presenta è il primo che presenta i re spagnoli Ferdinando e Isabella come dei veri e propri crociati, ma nel senso tecnico della parola, perché cita Gerusalemme. La tappa successiva, dopo Granada, i re spagnoli devono andare in Terra Santa. C'è proprio un disegno, come dire,
in qualche modo complessivo della Reconquista. E i soldati vengono descritti come destinati dalla provvidenza a portare a termine il riscatto della cristianità contro gli infedeli, così via. Io vi risparmio, devo fare un piccolo accenno alle caratteristiche letterarie del testo, ma diciamo non è fondamentale. Volevo soltanto chiudere aggiungendo ecco, questa considerazione. Il testo, diciamo all'inizio, non porta né date, proprio no, né fatti. Detto, l'unica cosa citata più o meno precisamente sta Granada, ma Granada non c'entra niente con quello che sta raccontando. Questo come mai, però, ecco, come fa a funzionare poi un testo letterario che sembra parlare di una cosa di cui non può star parlando? Perché i testi sulla Reconquista, appunto, sono dei testi che si impostano in maniera, a parte che questo è un testo in qualche modo epico, sia pure in distici elegiaci, ma non si impostano in maniera storiografica. Perché il problema non è, il punto non è raccontare che cosa succede nel dettaglio. Il punto è, allora, prospettare un'idea politico-religiosa dell'Europa. Questo non lo fa soltanto Geraldini, eh? Tutti gli altri autori che parlano della guerra di Spagna funziona così, cioè là è importante dire che cos'è la Reconquista da un punto di vista ideologico, non che cos'è la Reconquista dal punto di vista militare, quanti soldati, quanti cannoni, la cavalleria, fanteria non gliene importava niente a nessuno. Bisognava giustificare da un punto di vista ideologico il fatto che i sovrani spagnoli riconquistavano territori, fondavano diocesi e ci mettevano quelli che volevano a capo. Ed era un discorso importante, era successo pure in Sicilia al tempo dei Normanni, cioè era un gioco politico enorme, perché poi i papi volevano dire la loro sulla creazione dei vescovati e sulla nomina naturalmente dei capi delle diocesi. Ma l'apparato, appunto, ripeto e chiudo, l'apparato propagandistico di Ferdinando e Isabella è letteralmente impressionante e, come dire, la Reconquista si trasforma da una guerra sanguinosissima e crudelissima in una apoteosi, diciamo, della rivincita del cattolicesimo sull'Islam. Grazie. Grazie davvero al professore Dante per averci aperto questa visione, appunto questa immagine politico-religiosa, non solamente letteraria, dell'opera di Geraldini, che appunto fu un politico della sua vita e un diplomatico. Io devo ringraziare i due relatori anche per la facilità con cui hanno reso il mio lavoro davvero agevole, avendo tutti e due addirittura terminato prima, quindi possiamo avviare, magari forse accendendo la luce, possiamo, quindi invito senz'altro Angelo qui al tavolo e possiamo iniziare immediatamente la discussione. Come vedete, la sessione era stata appunto ben delineata in chiave, possiamo dire, ispanica da una parte, quindi la Spagna coloniale con Cabrera, dall'altra parte la Spagna che prepara l'avventura coloniale dal confronto con gli arabi, con i mori. Allora, quindi ci sono domande sui due interventi, diciamo, senza dividere il primo dal secondo, se si vuole fare domande al professor D'Angelo prima, non ci sono ostacoli. Prego. I'll ask in English a question about Andrew's presentation. Thank you very much. I know you gave us just a brief excerpt from this letter in verse that he writes to his brother, Franciscan brother, Jerome. And so it's always dangerous to make assumptions based on a chunk. But I'm surprised that Basil isn't listed in the reading list, because Basil, unless I missed it, Basil is
I think an important text in the Renaissance, Basil on the way to read classical authors. And one might have thought that if he's establishing a reading list, given his other interests, Basil would be an important text. Is that just an oversight? Or? Well, he mentions Basil in a very similar text, which is another literary epistle, which I think that the two are meant to be read together, one complementing the other. So he's aware of Basil. I think there's a lot of poetic construction going on. What I feel is that even with this list, it's stylized for the particular kind of poetic creation he's making. And that's why I think these mentions of authors generally, we have to be skeptical about. We can't just take them as a notation of what's being read, how it's being read, and what priority is given to certain authors. Yeah. Just to follow up, right as he is born, Machiavelli is in exile and writes his famous letter, Trajectory, from rural Tuscany, where he does, it's a similar scene where he says, I'm separated from everybody, I'm isolated. Well, I'm here in the midst of all these pigs. But at night, I go into my study, and I take off my mother's bag's clothes, and I put on my robes, and then I talk. And it's very different reading this, completely different reading this. You know, these authors aren't on this list. It's the classical canon that he's reading and talking with and having dialogue with. But he sets it all up with citations from Ovid. And he uses Ovid in exile to frame his position as distant from the culture, the political culture that he wants to be a part of. And so it's an interesting comparison to think about the use of Ovid as a frame for one's experience in exile. I think actually Joseph Brodsky does the same thing in English in the 20th century, you know, being out of Russia and being like Ovid. Although, I suppose the frame for that is that the Tristia was a very popular school text for verse composition anyway. Those people who were lucky enough to be in exile could then draw from it more directly. I have a question based on epigram 27, as might have been predicted. This epigram addresses a very curious combination of people, as you mentioned, Felician Vargo, Pacino, Diego Garza. And I wonder, what are the chances that this combination is actually based on a combination of printed texts? Printing in the 1500s, but I do know that Felician had a habit of being printed together with lots of other things that he might not have liked in his lifetime to be printed with. And being described as a philosopher is something here that one wouldn't normally say about Felician unless one had text of his later prelusions. If you weren't reading very closely, you might have used a search to describe it. Melania and Stable. So does that seem like a likely explanation for the strange switching together? Yeah, that was the first explanation that occurred to me, because there is some among the epigrams on classical, I mean, these classical and Renaissance humanists are muddled up in the same group of epigrams. I just separated them for convenience. But there's one on a group of Platonic commentators that are in an epigram because they were published together. And I think that's very likely. And because this is work in progress, I haven't done a thorough search to see if there is an addition with these authors together. But the other thing that I think might be more of a factor is an Erasmus letter, he does put these figures together. And I think what we're getting is an Erasmus
Erasmus's take, which Cabrera is just aping. And you can see that process in practice with the encyclopedias that he uses, because those are providing him with some of the little remarks that he's got on ancient authors. So you know he's read the encyclopedias because he mentions them, and so it's very suspicious when the epigrams on ancient authors use or echo phrasing from those reference works. So there could be a volume with them all together, but my hunch is that it's Erasmus's grouping, because equal to the ancients is Erasmus's own form of phrasing Poliziano. And equivalent of Priscus occur more than once, even in a very small selection. This isn't a man with very great. This isn't a man with very great faculty for burying things. No, not at all. Although, when writing about his poetry, he doesn't make claims for this. He enjoys the idea of everything being rough-hewn because he thinks the message is more important than the medium. But the other thing is that when he says these works are extempore, I think he means it, because these manuscripts seem to be full of deletions and they're rather messy. And I think they're probably written out quickly, and this is somebody who perhaps never meant to publish these things. Yeah. Actually, this, on that point, if there is this air of currently caliber, even in the manuscripts, do you see much of the same cessations? In Cabrera, I don't think I've seen any response to Statius. It's an interesting question. There's certainly not an epigram on Statius. Andrew, could you explain what's going on in number 20? Because what you've given us on the handout is three couplets about Erasmus's adagio that look complementary to the prior couplets. Mm-hmm. And then in small print, we have a couplet in different meter, hexameter plus iambic dimeter, that says, but we don't need the writings of this Erasmus. Away with him, he did more damage than good. Yeah. Yeah. So what's happening? That's, it's in the same hand. I put it in a smaller font because it's in smaller writing. Cabrera left his manuscripts to the Vatican Library, I think he worked over them. And Erasmus plunged significantly in popularity from the 1530s to the 1560s or 70s when these works were... there are often little glosses or additions that Cabrera makes when he wants to rub in how young he was when he was composing these things. You see, he lived until 1598. And he occasionally makes little additions stating that something was written in Mexico to let us know he was actually there. But I think this is a reflection on the change of attitude towards Erasmus. What's interesting about Cabrera is that he doesn't want to delete the poem. He's not prepared to do that, so he prefers to write the retraction. Lots of the Latin writers Erasmus has a slightly longer shelf life in Mexico than he did in Spain. What you can see is that people are taking ideas and phrases from Erasmus all the time. It's just generally they don't mention it. If Cabrera had been more typical of his peers, he would have taken that epigram out, but he doesn't. No. I did not understand why the last words of this epigram 20 are smaller than the other. Because that's the way it appears in the manuscript. Uh-huh. It's a later repeater on the epigram. Okay. But I don't think that Quam can run here, because off wit must be a dactyl,
in the pentameter, but if we have a cube after, it's possible. Yeah, but this, I'm not even sure that this is, Ci sono altre domande? Allora, io avrei una domanda invece per il professore D'Angelo a proposito del titolo dell'opera, cioè apostrofe, nel senso, l'apostrofe quale pubblico immagina? Certamente non i mori, perché da come ho visto dalla struttura poco sembra, diciamo, prestare attenzione ai mori. E anche questo rientra in quella conclusione, diciamo, che un'apostrofe all'Europa attraverso i regnanti, oppure un'apostrofe alla corte spagnola o agli italiani. Il pubblico di quest'opera, il pubblico immaginato da Gerardini, quale può essere? Il pubblico di lei è quello della, innanzitutto della diplomazia europea a ogni livello, quindi Italia e Spagna innanzitutto, Roma, diciamo, e Barcellona, Madrid, e poi anche gli altri stati italiani, Regno di Napoli, soprattutto in quel momento appunto in mano agli aragonesi, e poi la Francia, insomma. E l'opera di Gerardini, questa, altre opere di Gerardini e quelle di tutti coloro che scrivono sulla Reconquista sono, per, diciamo, di primo impatto per i diplomatici, per quelli che poi, parlando con i sovrani, parlando con chi deteneva il potere politico, devono sostenere sia a livello politico sia a livello poi anche economico, perché il re di Spagna, appunto, come sapete bene, fece debiti su debiti per portare avanti la guerra. Credo di sì. L'apostrofe, certo, giustamente non si rivolge ai mori, e infatti. Altre domande? Con la curiosità, ecco, questi i mori, quindi gli infedeli, per quanto se ne parli poco, c'è qualche, come erano tratteggiati principalmente, erano religiosi, oppure c'è qualche aspetto, ecco, anche, diciamo, sì, questa è quella parte appunto letteraria che, insomma, non avevamo il tempo di trattare, e che invece appunto era interessante. No, non ci sta pietà, non ci sta pietà, anzi, se ne mette in ridicolo appunto anche lo sfilare in catene. Ora, in catene sfilavano sia quelli che fino a un giorno prima erano stati potenti e ricchi, ma la maggior parte erano, come dire, contadini, artigiani, eccetera, e anche la, come dire, l'atteggiamento, sì, di disprezzo, di alterigia, di contrapposizione è uguale per tutti. Certo, con i potenti insiste un po' di più, almeno in quest'opera, però in generale là il problema era quello religioso. Se ne dovevano andare e basta, erano stati fin troppo in Spagna, e quindi, come diciamo, quello che mi interessa è capire questo, l'aspetto religioso viene proiettato chiaramente, cioè, appaiono come infedeli anche invasori, ancora e invasori soprattutto, certo. Peraltro il tema del tutto quanto il convegno è sui diritti umani, no? Che è un tema appunto molto bello, perciò avevo, parlando anche con i colleghi, proposto, hanno pensato a questo intervento. Non c'era una sensibilità per i diritti umani nel 400, è evidente, eppure noi sappiamo, forse l'ho accennato prima, che la regina, di fronte a prese di posizione del marito molto drastiche sulla questione dei prigionieri, la regina provò a mitigare, a,
come dire, raddolcire quelle esecuzioni di massa, perché poi quello furono che voleva fare re. La regina, ovviamente, e i suoi collaboratori, in parte anche italiani, va detto che ci stavano gli italiani, ma non penso fosse una questione poi, come dire, di diritti umani così come la intendiamo noi oggi dal punto di vista anche proprio filosofico e giuridico, era solo pietà magari per gli sconfitti. Prego. Per continuare il discorso del pubblico, questo manoscritto è un manoscritto unico, se abbiamo capito, non ci sono altri manoscritti. E qual è la provenienza di questo manoscritto? Deriva direttamente dalle carte dell'autore? Deriva di una parte? Sì. No, non è un autografo, ma è di fine 400 e contiene, oltre a quest'opera, una specie di miscellanea con altre opere sempre sulla Reconquista. Questa è la... Non si sa chi ha fatto questa raccolta, perché no. Sarebbe molto interessante come no. Dal punto di certo. Vista del pubblico, sì. Chi ha fatto questa raccolta e perché, qual era l'intenzione assolutamente. Di questa raccolta. Io peraltro mi ero fatto mandare dai... A Salamanca ci sono peraltro dei bibliotecari efficientissimi, perché mi avevano mandato, oltre alle foto del manoscritto, anche scannerizzazione del catalogo dei manoscritti, e avevo chiesto anche a loro ulteriori notizie, perché il catalogo dava poche indicazioni solo sulle opere contenute foglio da foglio A a foglio A. No, altre notizie neanche loro mi hanno saputo dare, ma certo sarebbe bello poter capire chi ha fatto quella assemblaggio, quella operazione. Questo sarebbe un indizio. Come? Certo. Altro, anzi, sarebbe forse l'indizio più oggettivo possibile, ma non ho potuto accettare. È da considerare che il manoscritto si trovi nella zona dell'Aragona, non si trovi nella zona della Castiglia, diciamo, questo potrebbe essere come Salamanca o Saragozza? Sì. Il Salamanca. Ah no, allora Castiglia. Allora Castiglia. Adesso la dipende di come è la Saragozza. Molti manoscritti gelatini stanno a Girona. Ma Girona? Manoscritti Colombe gelatini. Altre domande? Beh, se non ci sono altre domande, allora ci rivediamo qui alle 11. Abbiamo... Sì, come l'intervallo è lungo, si può chiedere di essere veramente puntuali per cominciare realmente alle 11. Grazie. Ci sono 4-5 minuti di pausa che sono dicendo. Dunque alle 11 precise. La mattinata, seconda e ultima. Ieri c'è stata l'occasione di sentire un accenno al Concilio di Ferrara-Firenze, come antipasto forse della seduta di questa mattina che ci porterà a Ferrara e a Firenze, con due comunicazioni ferraresi e con una comunicazione fiorentina. Oltretutto, se questo congresso si fregia del titolo di congresso internazionale, giustamente, oggi c'è anche la possibilità di specificare meglio, intercontinuità, perché dal momento che i tre comunicatori, relatori di questa sessione vengono da tre continenti diversi. Cominceremo con un italiano, Fabio Stocchi. Proseguiremo con
uno studioso indiano, sia pure adesso domiciliato nell'isola di Albione, Jasmit Singh Boparai, qualche tempo fa si sarebbe accompagnato il nome Albione con un aggettivo. E si concluderà poi con gli Stati Uniti, con Dennis Lumi. Dunque materia vasta, provenienza varia, materia anche che ci porta sul greco direttamente o indirettamente, e anche questa è una novità di questa nostra sessione. Do la parola dunque subito a Fabio Stock, un amico del nostro congresso, che parlerà di Guerino e Plutarco, Plutarco dei Morati. Quindi, Ferrari. Sì, in realtà i testi di cui parlerò risalgono al periodo della permanenza di Guarino a Venezia, Padova, quindi siamo un po' nella fase intermedia tra Firenze e Ferrara, insomma. Queste cose che vi dirò rientrano un po' in una ricerca che faccio da molto tempo sulle traduzioni e fortuna dei Moravia nell'umanesimo, e ne ho parlato anche in questa sede in diverse occasioni. E oggi parlerò un po' di Guarino, ecco, che certamente è molto noto soprattutto per l'attività di produttore di vite, però si è occupato anche dei Moravia, ed è una tematica non molto, devo dire, studiata, per la quale il punto di riferimento, che è sostanzialmente ripetuto anche in studi recenti, sono le cose che aveva scritto Sabatini più di un secolo fa, nel suo noto lavoro sulla scuola di Guarino. Sabatini notò giustamente come in misura anche maggiore che non convenite, per i Moravia l'attività di Guarino fu di traduttore, molto spesso di adattatore, diciamo, usò, ecco, molto spesso Plutarco per anche un'operazione non di semplice traduzione, ma di diciamo costruzione letteraria. Ed indicò già Sabatini, indicava appunto le principali traduzioni, adattamenti effettuati da Guarino, che sono sostanzialmente quattro trattati principalmente dei Moravia. Uno, il primo, tradotto già a Firenze nel 1811, il documento più noto, che è venuto da più fortuna, De Liberis Educandis, appunto, che lui intitolò De Liberorum Educazione. Poi c'è un testo del periodo più successivo, ferrarese, c'è questa dell'adoratore d'amico del 44, dedicato a Leonardo Nello d'Este, e poi ci sono appunto due traduzioni del periodo degli anni 20, che sono quella di Parallela Minora, questo testo, quello assolutamente meno noto, è chiamato Quaedam Antiquitatis Monumenta, di cui vi riporto proprio quello che scrive Guarino, quello che scrive Sabatini. Dice: il codice Redigerianus 376 di Breslavia contiene Quaedam Antiquitatis Monumenta, che dal titolo parrebbe un'opera originale, invece è una traduzione delle Questioni Romane di Plutarco, dai cui 113 articoli Guarino ne ha scelti circa una cinquantina. Ecco. Quindi poi tornerò su questo testo, perché vedete è un testo che pone un po' dei problemi. Poi successivamente Sabatini passa ad una esposizione di questi che lui chiama commentarioli, che è una raccolta di, anche questo, di variazioni e adattamenti su temi tratti da Plutarco. Sabatini conosceva un codice di Bologna, della biblioteca dell'Arte Ignazio, in cui appunto c'è questa raccolta. In realtà il titolo commentario gli dà lo stesso Sabatini, perché in uno di questi capitoli dialogato, ecco, lo stesso Guarino parla appunto del commentario, però va detto che questo non c'è un iscritto, noi non sappiamo come Guarino voleva diciamo intitolare. Ecco, quello che Sabatini notava appunto, che sono materiali in buona percentuale ricavati appunto da
dai morali di Plutarco. Ecco, nessuno fino all'epoca recente, questo testo è rimasto inedito, e diciamo in epoca più recente, per quel che mi risulta, è stato esplorato solamente da Vincenzo Seda, in questo articolo che trovate citato, pubblicato nel 2002, che riguarda che era la sua relazione a un convegno su Crisolora che si è svolto a Napoli appunto qualche anno prima. Ecco. Fera ha diciamo, analizzato e anche pubblicato i testi dei capitoletti che riguardavano Crisolora, mettevano in, diciamo, in scena Crisolora. Plutarco c'entra anche in questo, vi faccio solo un esempio, ecco, per capire anche il modo di operare di Guarino. In uno di questi bozzetti, come li chiama Sabatini, Guarino racconta del viaggio che fece con Crisolora nel 1412 da Bologna a Venezia. Un viaggio con un'imbarcazione, si recarono sul Po e con l'imbarcazione percorsero il Po e raggiunsero Venezia. Dopo, quando l'imbarcazione esce dalle foci del Po e va in alto mare, il mare è un po' mosso e la maggior parte dei passeggeri viene colta dal mal di mare. A questo punto Crisolora si rivolge a questi che erano in preda ovviamente ai conati di vomito e dice: guardate che il mal di mare è una questione psicologica, capita a chi non è sufficientemente saggio e padrone di sé, e si pone questa teoria. Ecco, questa teoria è quello che Guarino mette in bocca a Crisolora e Plutarco, pari pari un brano delle questioni conviviali, quindi Crisolora diventa una specie di portavoce di Plutarco. Questo è il comportamento un po', forse quello più, diciamo, più sceneggiato, ecco, ma la caratterizzazione è molto simile. Guarino non cita mai Plutarco, però lo utilizza largamente. Fera in questa occasione annunciava anche uno studio, un prossimo studio che sarebbe dovuto uscire appunto sugli studi medievali umanistici del centro di Messina su questo argomento, però a tutt'oggi non è mai apparso, e quindi diciamo io vi darò un po' delle mie conclusioni sullo studio che ho fatto su questo argomento, può darsi che magari siano conclusioni simili a quelle che arriverà Fera o qualcuno del suo gruppo che ha lavorato in questi temi, però vi ripeto, per ora non ha pubblicato nulla. Ecco. Per quel che riguarda dunque, ecco, le novità e le acquisizioni che vi propongo, ecco, di novità rispetto un po' a questa tematica, sono sostanzialmente una riguarda un po' la strutturazione complessiva, ecco, di questi commentari, poi alcune cose sull'utilizzazione di Plutarco e sulla fonte utilizzata da Guarino per questa sua, diciamo, questa sua operazione di traduzione e adattamento. Ecco, per quel che riguarda la consistenza di quest'opera, di commentarioli, dopo lo studio di Sabatini, che conosceva solamente il codice della biblioteca appunto bolognese, negli anni 20 venne segnalato un altro esemplare di quest'opera nel codice Bywater 38 appunto della Bodleian Library, nella quale appunto c'era una trascrizione un po' di questo testo. Sin dall'epoca in cui questa presenza fu segnalata, sia poi successivamente, per quel che mi risulta, tutti gli studiosi che se ne sono occupati, compreso il catalogo dei manoscritti Bywater, sostengono che la versione del codice oxoniense è una versione più ampia della raccolta. In particolare vengono indicati, mentre la versione del codice di Bologna comprenderebbe 27 capitoli, secondo appunto il catalogo e gli altri studi che hanno ripreso questo dato, i capitoli del codice di Oxford sarebbero 72. Io vi ho dato dei numeri di fogli, però ecco, il catalogo fa iniziare a 166 l'opera, però la fa concludere a 182 verso, quindi io ne ho dati 10 di meno e ora vi spiego perché. In realtà, secondo, diciamo, la documentazione ufficiale, il testo è più lungo, appunto più completo. Lo stesso Fera nel 2004, all'epoca della pubblicazione degli atti, scrive che la versione del codice di Oxford è più ampia di quella del codice di Bologna. Anche questa edizione fatta a Messina di Parallela Minora, un'edizione critica, che usa i Parallela Minore, sono trascritti immediatamente prima dei commentari nel manoscritto Bywater, segnala questo dato, appunto, dalla consistenza dei commentari da foglio 166 a foglio 182.
Ecco, io qui ho avuto una sorpresa perché analizzando, leggendo il testo, insomma, proprio gli obiettivi che riguardavano soprattutto Plutarco, sono arrivato alla conclusione che in realtà la raccolta dei commentariori del Codice di Oxford non è più ampia ma più limitata di quella di Bologna, ed è quella che vi ho dato qui nel handout. Cioè, in realtà contiene 21 capitoli, i primi 21 capitoli del Codice di Bologna, che ne contiene in tutto 27. I 10 fogli, ecco, successivi contengono in realtà la cifra di 51 capitoli che sono traduzioni delle questioni romane. Ora, le questioni romane, vi ho parlato prima, noi le conoscevamo perché Sabbadini le conosceva dal codice di Breslau. Ora, tenete conto che questo codice di Breslau pare andato perduto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E Francis Smith, con cui appunto che lavora un po' su questa tematica, ha fatto delle ricerche anche in Polonia per recuperare questo codice, però non sembra appunto introvabile, ecco, non è andato probabilmente distrutto ecco, nel corso della guerra, quindi attualmente non è disponibile. Io appunto questa serie di traduzioni che non reca nessuna iscrizione, a differenza dell'iscrizione del codice di Breslau che ci aveva questo titolo qui da Antichità di Smolensk, qui non ci sono, diciamo, nessun elemento di nessuna iscrizione, appunto l'ho sottoposto appunto alla mente che dopo averlo esaminato non aveva visto il codice Oscar, ha detto che sicuramente era una traduzione delle questioni romane. Ora, io ho la netta impressione che sia la stessa traduzione contenuta nel codice perduto, tant'è che Sabbadini diceva una cinquantina di diciamo, capitoli delle questioni romane, qui sono esattamente 51, perché se fate appunto la sottrazione tra quelli, il numero dei commentarioli che vengono dati al catalogo, quelli che sono realmente corrispondenti con il codice di Bologna, rimane appunto questa cifra che sono è abbastanza vicina a quella data da Sabbadini, sostanzialmente la stessa. Tenete conto che ci sono anche degli elementi non solo di contenuto ma anche di disposizione di editoriale, di mise in pace, diciamo, del codice, che fanno pensare che diciamo, il testo che termina al foglio 172 verso sia un testo diverso da quello che inizia nel foglio successivo, anche se non c'è nessun tipo di iscrizio o altro elemento di questo tipo, però c'è una serie di elementi riconoscibili, ecco, la lettura del manoscritto che fanno pensare a un testo diverso. Ecco, questa è la prima conclusione, ecco, a cui sono arrivato e per la quale secondo me appunto in realtà questa traduzione è perduta, la si può ricavare perlomeno da questo esemplare, mentre invece per quel che riguarda i commentariali, ecco, bisogna utilizzare la parte, diciamo, più completa, sicuramente quella del codice di Bologna, in quanto appunto questi dal numero 22 al numero 27 i capitoli 27 sono testimoniati solo dal codice di Bologna. Ecco, questa è la prima conclusione, c'è una seconda, ecco, che era quella poi primaria quando ho cominciato a lavorare su questi temi, ecco, perché naturalmente il problema che si pone è questo, che Guarino negli anni appunto in cui gravita tra Venezia e Padova, come fa a disporre di questa quantità molto ampia di moralia? Evidentemente aveva un codice completo, ecco, dei morali. Ecco, da questo punto di vista c'è una traccia assolutamente fondamentale che consente di arrivare alla soluzione, che è stata proposta nel 2004, indipendentemente da questa questione dei commentarioni che non è presa in considerazione, che è stata proposta da Antonio Rollo. Rollo, in un articolo del 2004 che vedete qui citato, Codici Greci appunto di Marino Veronese, ha dimostrato che un famoso codice plutarcheo contiene note autografe di Guarino Veronese e anche di un suo allievo veneziano Francesco Barbaro, e si tratta del codice ambrosiano C126 INS, che è un celebre codice allestito da Massimo Planude alla fine del 200 a Costantinopoli, portato da lui a Venezia, e sulla cui storia c'è un importante articolo di Philip Tatter pubblicato su Italia nel 1973, il quale dimostrò che questo codice ambrosiano era il codice allestito da Planude, quindi con la redazione planudea di Moravia, e che questo codice in tutto il 300 era rimasto nelle mani di questo signore che si chiamava Pace da Ferrara, che possedeva questo codice ma non era in grado di leggerlo,
che ignorava totalmente il greco ed era peraltro piuttosto ignorante in fatto di greco, perché pensava che l'Iliade fosse stata scritta da Euripide, quindi vi dà un'idea, ecco, della conoscenza. Quindi questo codice era sostanzialmente inutilizzato. Stalter non riuscì a rintracciare poi, a fare la storia del codice, perché diciamo la ricostruì poi alla fine del 400. Ecco, questo studio di Rollo è molto importante perché ci fa capire dove era il codice nella prima metà del 400, probabilmente in possesso appunto di Francesco Barbaro. Francesco Barbaro e il suo maestro Guarino lavorarono a questo codice. Ora, tutto fa pensare che questa sia la fonte di Guarino, e in effetti vi dico, ecco, io ho fatto dei sondaggi su questi testi tradotti e le lezioni che conosciamo appunto alla relazione Clarudea, e non ci sono dubbi, che lui ha potuto realizzare questa antologia dandogli questa forma letteraria un po' abbastanza innovativa, e l'ha realizzato negli anni in cui disponeva e poteva leggere il codice attualmente ambrosiano nella versione, nella redazione planudea dei Moravia. Quindi credo che si possa poi stabilirlo con diciamo assolutamente assoluta certezza, e questo aiuta anche a giudicare, diciamo, a capire anche il tipo di traduzione che ha fatto, il tipo di operazione anche, vi ripeto, letteraria che ha fatto. Ecco, per darvi, nei 5 minuti che ho ancora, per darvi un'idea, ecco, del modo come ha lavorato Crisolora, vi ho proposto nel retro dell'endout, avete uno dei capitoli, c'è il capitolo numero 10, che è testimoniato da miei due manoscritti, e che riguarda appunto ho scelto questo perché riguarda il trattato di cui mi sono occupato ampiamente in tutta la storia, ecco, delle traduzioni umanistiche, cioè De Fortuna Romanorum. Però allo stato attuale sono almeno una decina i trattati dei Moravia utilizzati, forse anche qualcuno di più, si potrebbe scoprire facendo uno studio, un'edizione analitica, ecco, di questo testo. Ecco, per capire come si è mosso, io vi ho proposto qui un'edizione, diciamo, provvisoria del testo realizzata dalla collezione di due manoscritti, e accanto la fonte utilizzata, nella quale avete, io vi ho proposto l'edizione Nected per comodità, però avete le principali varianti e anche la possibilità di ricostruire quella che è la redazione Clarudea, quindi la edizione del codice ambrosiano. Ecco. Il testo sottolineato è quello che non ha riscontro in Plutarco, quindi la parte di sceneggiatura introdotta da Guarino. Come vedete non è molto, ecco. C'è soprattutto la frase iniziale che gli serve per diciamo introdurre il testo.